anche grazie al questore di Bolzano, oggi abbiamo in un qualche modo voluto costruire questo momento, questo primo momento, poi ne seguiranno altri, se non saremo solo noi a organizzarli, c'è già un'idea di fare degli eventi col centro pace, ci sono altri che stanno attivando, ci sono molti musicisti che mi hanno chiesto, appena l'emergenza Covid lo consentirà, di costruire un grande momento collettivo. Bisogna avere pazienza, la stessa pazienza che diceva Lidia, ma nello stesso tempo bisogna, in una società che proprio nel momento dell'emergenza sanitaria sembra perdere il tessuto connettivo della solidarietà, bisogna avere il coraggio di dire che i valori che indicano la strada giusta, i valori su cui proseguire, sono quelli che hanno visto la vita, una splendida vita come quella di Lidia Melapace, rivolgersi insieme con noi. E quindi è per questo che abbiamo cercato di fare questa cosa, che faremo delle altre cose, che ringraziamo tutti e che invitiamo tutti, cittadine e cittadini, nei prossimi giorni. Chi vuole ricordare Lidia può venire tranquillamente qui. Sono onorati dei partigiani e tutti coloro che hanno contribuito a costruire la democrazia nel nostro paese, ma non solo. Un fiore. Lidia sarà comunque con noi. Grazie. E io direi che passiamo a concludere come ha. Thank you.